Al centro commerciale Punta di Ferro lo shopping è una continua emozione con tante proposte fashion e tante occasioni per tutti i tuoi acquisti. I nostri negozi ti aspettano dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21 con 100 negozi e l'ipermercato Conad. Il centro commerciale Punta di Ferro è a Forlì, uscita A14 zona fiera, www.ccpuntadiferro.it e seguici anche su Facebook. Se punti allo shopping migliore, richiedi Punta Card. Sottoscrivi gratuitamente la carta fedeltà del centro commerciale Punta di Ferro. Richiedila presso l'Info Point in Galleria oppure online su ccpuntadiferro.it. Sebastiani Claudio, antennista TV, SAT, impianti elettrici, automazione cancelli, antifurto, videosorveglianza, climatizzazione. Non vedi nuova rete? Chiamaci con fiducia, ti aiuteremo a cercare e a risolvere il problema. Siamo in via 12 aprile a San Bernardino di Lugo, in provincia di Ravenna, telefono 0545 77521. Claudio 348 38 8402. Sebastiani Claudio, l'antennista di fiducia del gruppo Nuova Rete 7 Gold. Dalla passione per la frutta di natura nuova, tanti gustosi prodotti ottenuti con frutta fresca selezionata che conserva inalterate tutte le sue proprietà nutritive. 100% frutta senza conservanti e zuccheri aggiunti. Tutta la freschezza, la genuinità ed il sapore della frutta racchiusi in pratiche monoporzioni da portare sempre con te. Tra i prodotti completamente naturali pensati da Natura Nuova, Frullà. 100% frutta frullata nella pratica confezione richiudibile. La soluzione ideale per avere la merenda sempre con te è Natura Nuova Bio. Solo polpa di frutta biologica ottenuta nel pieno rispetto della natura. Natura Nuova, un mondo più buono, un mondo di frutta. Casa delle Farfalle & Co. a Milano Marittima. Vivi un battito d'ali di mille colori e fai emozionanti incontri ravvicinati con il mondo degli insetti. Casa delle Farfalle & Co.
Francesco San Giorgi e Raffaele Alberoni, e poi c'è Remo, che Remo ultimamente mi sgattaiola via, comunque è sempre nel nostro cuore, sempre presente. 119 partecipanti, quindi con addirittura una categoria ne aveva 31. È stato difficilissimo anche riprenderli per le premiazioni. Perché comunque hanno la passione di essere ripresi tutti, spingono, però spiegandogli che se stanno un po' distanti ci stanno tutti, quindi vengono. Bravi genitori, bravi bimbi che vengono, ce ne sono alcuni che vengono sempre da molto lontano, ricordiamo quel gruppo fantastico di genitori che mi dicevano che dopo le gare delle promesse, poi quelli che vengono da Cattolico giù di là, addirittura si fermano a pranzo assieme, vanno a giocare nei parchi qui delle zone, quindi hanno proprio il piacere di stare assieme. Siete un contributo all'assessore del turismo di Ravenna? Assolutamente sì, potreste di nome e di fatto. Francesco, credo che Capelli possa dirsi soddisfatto. Ah, è rimasto più che contento, tutto al più che aveva preparato 120 borsine ed eravamo 119, quindi al limite di gare. Quest'anno il comune di Consellice ha deciso di fare una festa dello sport del comune, quindi coinvolge tutte le associazioni sportive, calcio, ciclismo, danza e anche naturalmente il podismo, per cercare di coinvolgere, quindi far conoscere lo sport, ovviamente puntando ai bambini. La nostra proposta come San Patrizio è stata quella di dire intanto di fare una gara competitiva, una staffetta, per non andare con, visto che esiste, c'è anche un'altra gara del Mameli, quindi per non creare concomitanze, che, ecco, quindi abbiamo cercato, esatto, concorrenza che no, abbiamo puntato solo sulla staffetta competitiva per gli adulti, però viste le richieste anche dei bambini abbiamo pensato di fare una staffetta per i bambini, quindi ci sarà alle 17 300 metri e il bello di questa sarà che sarà iscrizione gratuita, verranno premiati tutti e si potranno fare squadre sia maschili che femminili e anche miste, ma soprattutto per noi è interessante il fatto di potersi mescolare fra squadre, quindi ragazzi che in queste gare si trovano in competizione invece gareggiare per una squadra unica. Giampiero Capelli, il presidente dei podisti Ravenna, che ha organizzato questa bella tappa delle promesse di Romagna, ma c'era anche una gara non competitiva che noi comunque abbiamo voluto far vedere, perché i posti in cui si corre qui sono veramente bellissimi. Prima periferia di Ravenna. Sì, direi che il posto è bellissimo. La corsa come si intitolava? Giro delle lepri, difatti passiamo nel mezzo dove ci dovrebbe. Scappano, perché oggi. Scappano però. Non... sono i cacciatori. No, non credo oggi, no. No, non ci sono ancora. Ci sarà poi anche più avanti di un altro calendario, l'Enda Scarpazza e il Giro della Turassa. Perché qui in zona c'è anche questa torre diroccata che è famosa, no? Sì, andando verso Lido di Dante c'è questa torre che è diroccata, quella la facciamo in marzo. Quest'anno ci tocca il lunedì di Pasqua, purtroppo. Sì. Grande risultato anche con le promesse di Romagna. 119, comunque siamo contenti, dai. Il numero di anno scorso 120, quest'anno 119, si vede che uno si è perso per la strada. Ascolta, invece grande organizzazione qui presso Porto Fuori, questa location che sempre si presta molto bene per questo tipo di ritrovo. Beh, direi che qui è un posto molto bello, poi adesso abbiamo anche i capannoni montati perché ci sarà la sagra del cappelletto entro stasera. Settimana fanno la sagra del cappelletto, perciò abbiamo i capannoni, abbiamo tutto quanto. Ecco, io ringrazio gli amici dei podisti, ma però concedetemi, voglio ringraziare personalmente Piero Capelli, perché è il nostro, non ve lo dico mai, ma lui è il segretario del nostro calendario podistico Ravennate. E a Piero, come a tutto lo staff della dirigenza del calendario, dobbiamo parecchie cortesie. Quindi voglio dirlo pubblicamente, un bel grazie all'amico Piero, a lui, al presidente Verna, che ci danno sempre una grande mano. Te lo devo riconoscere proprio pubblicamente, visto che no la modalità. Quello che possiamo lo facciamo. Come sempre. Io ringrazio questo gruppo di amici, perché oramai sono tanti anni che ci conosciamo e quindi si è creata una bella amicizia, grande rispetto e grande cortesia che hanno e dimostrano gli amici podisti. Sì. Voglio ricordare che l'orario è comunque sempre quello per tutte, quindi se non vi vedete una volta vi rivedrete la volta successiva, perché comunque sono in coda a secondo della data che le abbiamo riprese. Sì. Sabato 20:10, domenica alle 21:30. Grazie Capelli. Grazie a voi.